Buongiorno ragazzi, io sono Rewake e oggi vi do il benvenuto in questa serie in collaborazione con Cili, in cui parleremo dei film preferiti dei rapper che ascoltiamo di più. Oggi abbiamo chiesto a Gemitaiz e la prima risposta che ci ha dato è stata Carnage, film in cui dopo una litigata di due ragazzini di circa 11 anni, finita con labbra rotte, sangue e gonfiori, i genitori della vittima decidono di chiamare quella del bullo. Sembra che tutti vogliano chiarire le cose, chi con più e chi con meno rancore, ma alla fine tutti riveleranno chi sono davvero. Una discussione, Zachary Cowen di 11 anni e armato di un bastone. Armato? Michael, come si potrebbe dire? Che aveva... meglio impugnava o aveva un bastone? Aveva, sì. Aveva. Il secondo film fra i preferiti di Gemitaiz è I soliti sospetti. In questo film tutto parte da una barca che ha preso fuoco in un piccolo molo a Los Angeles. A causa dell'incendio morirono 27 persone, fra cui un famoso criminale. Io voglio sapere perché 27 uomini sono morti su quel molo per una partita di coca del valore di 91 milioni di dollari che non c'era. E l'unico superstite è Roger, che aveva trascorso i passati 6 mesi sulla nave e ha avuto modo di vedere in faccia e parlare con diversi criminali. L'agente speciale Dave, chiamato per risolvere il caso, dovrà quindi farlo solo grazie a quell'unica fonte di informazioni, Roger. Il mio cliente richiede i vostri servizi, signori. Un solo colpo, un giorno di lavoro. Molto. Il terzo ed ultimo film fra i preferiti di Gem è The Witch. In questa pellicola ambientata nell'Inghilterra del 1600, una famiglia cristiana viene allontanata dalla comunità e si rifugia ai confini di un bosco. Ma qui le cose non prendono una bella piega. I problemi, infatti, iniziano ad arrivare quando la figlia maggiore decide di portare il fratellino neonato a giocare nel bosco. E qui lui scompare misteriosamente. Perfetto ragazzi, il video termina qui. Spero vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare un like e di farci sapere con un commento qua sotto quali sono i vostri film preferiti. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video dei film preferiti di...